Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati. Siamo qui allo stand Samsung per i media con Samsung Galaxy S7 Edge. S7 Edge che diciamo mixa un po' quello che è S6 Edge e S6 Edge Plus, quindi porta un formato da 5.5 pollici che in mano si tiene veramente benissimo. Anche qua effetto stondato, non solo lateralmente con il bordo curvo, ma anche superiormente con questo bordo leggermente curvato, sempre sottile. Più o meno le dimensioni effettive dello spessore sono molto simili a quelle di S6 Edge. La fotocamera, anche qua la sporgenza viene ridotta di tantissimo. Abbiamo sempre sul sotto micro USB, ingresso per il jack delle cuffie, speaker e microfono. In alto un microfono e il carrellino per nano SIM e micro SD. Sulla destra accensione e spegnimento, sulla sinistra il pulsante per il volume. I classici sensori, quindi heart rate, flash e la nostra fotocamera da 12 megapixel, dove viene aumentato la dimensione dei pixel, quindi catturerà più luce, le foto hanno detto che sarà brillante, utilizzano una nuova tecnica e quant'altro, ma questo poi sarà da testare sul campo una volta provato fuori dalla fiera. Questo S7 Edge, se devo essere sincero, mi piace tantissimo. L'estetica già degli Edge mi è sempre piaciuta, qua devo dire con questa stondatura anche sopra piace veramente tanto. Il retro invece qua, come già sugli Edge, non è curvo come invece lo è sull'S6, ma è leggermente curvo, ma praticamente dritto. Avete visto, accensione rapidissima in questa colorazione nera, che finalmente è nero davvero e non è più un blu scuro. Devo dire, è veramente molto 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 bello. La fluidità, come per S7, è veramente eccellente. Possiamo aprire veramente tante applicazioni e non perderà qualità nella fluidità. Anche qua tendina delle notifiche dei quick toggle leggermente cambiata, ridisegnata, molto più carina di quella di prima. Impostazioni sempre le stesse. Vera novità anche qua effettivamente è il display always on, che può essere impostato in ugual modo all'S7, quindi clock, calendar e immagini. E poi in realtà ci saranno applicazioni terze che potranno essere integrate all'interno di questo display always on, con sfondi, con particolari disegni e quant'altro. Per quanto riguarda la fotocamera, abbiamo praticamente la stessa fotocamera di S7, mettiamo qua il nostro S7 e andiamo a scattare una foto al volo. Messa a fuoco veramente rapidissima, non serve neanche cliccare sullo schermo perché mette a fuoco già da solo e alla velocità della luce, questo bisogna riconoscerlo. La qualità poi della foto scattata è veramente elevatissima, un display bellissimo anche e una qualità fotografica eccellente. Anche qua le classiche impostazioni che siamo già abituati a vedere, e il video anche qua in ultra HD come risoluzione più alta. Andiamo a fare una foto anche con la fotocamera frontale per farvi capire come effettivamente scatta anche con questa fotocamera frontale. Siamo qui nel gabbiotto di Samsung e anche qua la foto frontale, devo dire, veramente eccellente. Qua la batteria da 3600 mAh con un display 5.5 pollici. Ci aspettiamo una qualità, diciamo, di batteria accettabile per l'uso di questo dispositivo, però anche qui sarà da testare nel futuro a dovere. Per capire una batteria qui in fiera è impossibile capire come si comporta una batteria. Vi posso dire sì, sta scendendo poco mentre siamo qua a stressarlo, però effettivamente poi nell'uso concreto sarà completamente differente. Per quanto riguarda poi il drawer e tutte le altre cose, rimane quello che è effettivamente Samsung, quindi non modifica praticamente nulla se non questa tendina. Anche qui a bordo abbiamo Android 6.0.1. andiamo giusto a vedere al volo, 6.0.1 esattamente, quindi l'ultima versione. Siamo curiosi di provarlo. Le sensazioni di questo S7 Edge è il giusto compromesso tra un Edge Plus e un Edge, quindi il giusto dispositivo. Fare due dispositivi, uno più piccolo e uno più grande, secondo me era abbastanza inutile, in quanto l'S6 Edge andava un po' a confondersi col mercato di Note 5. Secondo me ha cercato di differenziare proprio per questo motivo, portare un S7 Edge più piccolo, più portabile, più carino rispetto ai due S6 Edge presentati l'anno scorso, e appunteranno poi a un Note 5, penso all'IFA di Berlino questo settembre, a un Note 6, scusate, che andrà a differenziarsi quindi da questa categoria Edge. Sicuramente due bellissimi dispositivi questi S7 e S7 Edge, però se dovessi scegliere quale acquistare, probabilmente mi lancerei su questo S7 Edge, che mi dà una sensazione migliore sia da tenere in mano sia
esteticamente questo display tutto curvo è veramente molto molto bello da vedere e dà un effetto quasi borderless. Bene, penso quindi di avervi fatto vedere più approfonditamente tutto quello che si poteva far vedere qui allo stand di Samsung. Se volete qualsiasi altro tipo di approfondimento fatecelo sapere nei commenti, che andremo poi nei prossimi giorni magari a testarlo meglio, a farvi vedere più da vicino ciò che voi volete appunto vedere. Per questo S7 Edge è tutto, ciao ragazzi da Daniele per Spazio Hi-Tech.